Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Santa Chiesa celebra la festa di San Giacomo Apostolo, San Giacomo detto anche il Maggiore, che era il fratello di San Giovanni, Giacomo e Giovanni di Zebedeo, fratello di San Giovanni Evangelista. Come abbiamo ascoltato nella orazione colletta, è stato il primo fra gli apostoli a sacrificare la vita per il Vangelo. Infatti San Giacomo, dopo l'ascensione di Gesù, la tradizione narra che sia stato in Spagna a predicare. Sapete che c'è il celeberrimo santuario di Santiago di Compostela. Santiago significa San Giacomo, dedicato appunto a lui. E poi, tornato in Israele, a Gerusalemme, è stato giustiziato per decapitazione da Erode Agrippa, successore di Erode Antipa. E quindi è stato il primo dei 12 a morire martire, abbastanza presto. Quindi, terminata questa breve esperienza evangelizzata in Spagna, ha offerto la vita per il Vangelo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, che è il Vangelo dove sono nominati i due fratelli, in un episodio, per la verità, poi non troppo edificante, se non indirettamente, è contenuto nella liturgia, appunto perché il martirio è l'adempimento della profezia di Gesù: il mio calice lo berrete. E così come l'epistola di San Paolo che abbiamo ascoltato realizza questo, mostra questo mistero. Noi portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, in modo tale che in noi agisce la morte e in voi la vita. Sapete che i padri della Chiesa dicevano sanguis martyrum semen christianorum. Il sangue dei martiri è la semente per noi cristiani. Noi siamo fondati sul mistero della croce, che è il prendere su di sé fino a morirne tutto il male per restituirne tutto il bene. Il martire fa esattamente la stessa identica cosa: muore di morte cruenta per mano dei nemici, amandoli e perdonando e offrendo il sacrificio della sua vita e del suo sangue al Signore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Nulla di più. In unione chiaramente al sacrificio di Gesù. Sappiamo bene che se Gesù non fosse venuto, non avesse sofferto, non fosse morto, lo sappiamo bene, nemmeno se tutti gli uomini di tutti i tempi avessero sofferto 100.000 crocifissioni peggiori della sua, avrebbero potuto fare nulla di buono al cospetto di Dio. È sempre nel sacrificio di Gesù che tutti i nostri piccoli e grandi sacrifici traggono fondamento. C'è un passaggio su cui riflettere un istante prima di concludere del discorso di Gesù, su cui dobbiamo riflettere. Adesso, a parte la domanda che denota ancora grande imperfezione, no? Della madre dei figli di Zebedeo, ma in un altro Vangelo dicono cosa di loro. Probabilmente quelli sono andati dalla madre e l'hanno istigata, d'accordo, a fare questa domanda. È una domanda inopportuna. Stare alla destra, alla sinistra di Gesù, addirittura nel suo regno. Quindi, se è il braccio destro e il braccio sinistro di Gesù re, capite? È una domanda un po' così, no? E poi Gesù trae occasione da questo, perché poi gli altri sono arrabbiati, quindi non è che dice che secondo me si fa una preghiera. Quindi questo fa capire come anche nel gruppo apostolico, questo deve anche darci grande sfiducia, grande speranza in noi, nel senso che non è che si nasce santi, ci si diventa piano piano. Loro stavano a contatto con Gesù, eppure erano ancora imprigionati in queste piccolezze, no? Quelli che fanno un peccato di superbia e di vanagloria, e quest'altri che si sdegnano e quindi fanno un peccato di invidia nei confronti di quei poveracci, no? E Gesù mette tutti quanti a tacere, raccomandando, ecco, di imitare le sue orme. Interessante termine chiuso: se uno vuole essere grande, deve farsi servo, ma se vuole essere primo, deve farti schiavo. Vedete, l'eco della consacrazione totus tuus. Ci sono i servi di Maria e gli schiavi di Maria. Quindi, già essere servo è una grande cosa, ma essere schiavo vuol dire dare tutto, quindi essere l'ultimo, no? Ad immagine della Divina Maria. Però la frase su cui voglio riflettere prima di chiudere è: attenzione, sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. Qui Gesù parla chiaramente in quanto uomo, non in quanto Dio. È per coloro per i quali Dio lo ha preparato. Queste frasi aprono, diciamo, uno scenario su un mistero che dobbiamo ricordarlo, perché non dobbiamo né fare né farci nella vita domande inopportune davanti a Dio. Perché sono alcuni perché che non hanno risposte.
Noi sappiamo dalla rivelazione che Dio vuole che tutti siano salvi e che a tutti, in ragione proporzionata del loro luogo, stato, condizione di vita, appartenenza diretta o indiretta a noi, alla Chiesa Cattolica, comunque tutti sono messi in condizione da Dio di scampare dall'inferno. Primo. E quindi c'è un amore essenziale di Dio che è identico per ogni singola anima, che dipende dal fatto che un'anima è un'anima creata da Lui. Per cui quello che c'è per uno c'è per tutti. Però c'è indubbiamente il mistero, uno se legge, studia la storia della Chiesa, vede le vite dei santi, di alcune anime che si vede, che sono, come dire, no, si chiamano tecnicamente privilegiate. Ecco, però questo non è un privilegio, come dire, arbitrario, cioè che Dio fa così, è un privilegio che ha dei fondamenti, d'accordo, che noi non conosciamo. Ed è in base a quello che poi la Santissima Trinità destina, o come si dice tecnicamente, predestina le grandi donne, i grandi uomini suoi. La domanda è: perché quello sì e io no? Ecco, questo assolutamente, capite? Questo vale anche nel piccolo, questo qui, io ho avuto esperienza. Perché fare perché questo sì e questo no apre subito la strada a un peccato contro lo Spirito Santo. Dobbiamo sempre ricordarli i peccati contro lo Spirito Santo, perché non è troppo difficile commettere, che è l'invidia della grazia altrui. Io non posso dire perché quello così e io no. Non posso e non lo devo dire. Casomai, se vedo un'anima, come dire, insignita di grazie particolari, se la grazia di conoscere da parte dell'Altissimo, la carità consiste nel rallegrarsi del bene altrui come se fosse il proprio, senza andare a fare domande indebiti, perché sono domande che non ci hanno risposta. Gesù taglia il discorso, no? Non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre l'ha preparato, cioè ci sono dei decreti divini che sono insondabili, dinanzi a cui noi dobbiamo avere il capo chinato e punto, perché i perché ci saranno presumibilmente, ma così sicuro, nell'altra vita, non qui. Dobbiamo però noi avere la certissima visione di fede che Dio sa quello che fa, Dio sa a chi può dare certi doni, Dio sa di chi può fidarsi e di chi no. Punto. Più di questo non possiamo e non dobbiamo chiedere, no? Cioè, no, che posso mettere a pensare, ma Padre Pio ci ha avuto le stigmati, il dono della lettura dei cuori e la pirogazione, e voglio pure io. Sarebbe assolutamente fuori. Perché poi lui sì? Che c'aveva lui che io non c'ho? Guardate che sto scherzando un po', no? E non c'è tanto da scherzare su queste cose. Però ripeto, anche nel piccolo, anche nel poco, può succedere. Dobbiamo starne alla larga. Cioè, dobbiamo meditare sul fatto che l'indiscrezione, ecco, il fare e farsi domande indiscrete o inopportune, che è cosa molto frequente tra i figli degli uomini, e che secondo i maestri di spirito è figlia della curiosità, la quale a sua volta è uno dei gradi dell'orgoglio, deve stare lontano dal nostro cuore, perché poi spalanca le porte a tutte queste cose che certamente non sono gradite al Signore. La nostra occupazione deve essere quella di amare Gesù e servirlo e di fare la gara che è il primo in discesa, non a chi c'è più grandi doni, a chi c'è più grandi grazie, ma a chi è maggiormente nascosto è l'ultimo di tutti. Ricordiamo sempre che la grandezza della Divina Maria che ha citato queste parole, ricordate sempre che nel Magnificat noi diciamo guardato l'umiltà della sua serva, ma non c'è serva nel testo, c'è schiava, ha guardato l'umiltà della sua schiava. Quello che importava alla Madonna in questa vita era solo, in tutto e per tutto, amare, servire in tutto Dio, possibilmente senza che se ne accorgesse nessuno. Ecco, se abbiamo poche cose scritte sulla Madonna nel Vangelo, questo ci è arrivato San Luigi, è proprio perché siccome Dio l'ascolta sempre, ha detto, dice, non si deve parlare quasi per niente di me se non lo sento indispensabile, purtroppo l'ascolta. Meno male poi nel corso della storia abbiamo potuto conoscere qualche cosa. Ecco, però questo per far comprendere, insomma, una cosa è gradito al Signore e quali devono essere le disposizioni del nostro cuore. Non aspirare, dice il Salmo 130, molto bello, a cose grandi, perché
superiore alle nostre forze, non invidiare i beni e la grazia altrui, ma solo preoccuparci di crescere nell'amore di Dio e nel servizio di Lui. Servendo i fratelli, facendoci piccoli, se siamo bravi, mettendoci all'ultimo posto, e basta. Poi, senza pensarci, se Dio c'ha qualcosa da donarci o qualche dono da darci, non c'è bisogno che lo ricordiamo noi. Lo farà senz'altro a tempo, luogo, momento, ora e giorni opportuni. Ma non sono queste le cose importanti della vita. Ciò che ha fatto la grandezza della Divina Maria è stata la sua immensa umiltà e il suo voler essere in tutto e per tutto quello che si è definita la schiava dell'Altissimo. E basta. E proprio perché si è fatta così piccola, Dio, come sappiamo, ha aperto tutti i rubinetti e gliela ha date tutte, proprio perché lei, per quanto stesse in lei, non ne desiderava e non ne voleva nessuno, avendo compreso che la grandezza dell'uomo sta solo nell'amare e nel servire Dio. Sappiamo benissimo che i doni possono diventare la rovina di una persona. Sappiamo che anche chi ha visto la Madonna veramente può a un certo punto, ecco, uscire di testa e andare fuori dalla retta via. Chi si mantiene nell'umiltà e cerca di servire il Signore è molto più difficile che cada in questi lacci. Siano lodati Gesù e Maria.